Io vi dico che è il modo migliore di concludere l'anno peggiore della storia. Non dal punto di vista calcistico, dal punto di vista umano, storico, a livello di storia contemporanea. Covid è stato uno schifo, il 2020 altrettanto, questo Juventus Fiorentina idem, la decisione sulla partita Juve-Napoli pure. Oggi è stata veramente una giornata di merda a livelli allucinanti, come rovinarci il Natale, come farci andare di traverso la cena, ma non ci riusciranno perché io adesso resetto tutto, chiudo tutto, faccio questo video, ve lo porto su YouTube, domani vi porto le pagelle, ci sfoghiamo, è già qua. Ci sfoghiamo già qua e poi mi passo il mio Natale in serenità, in armonia nella mia zona rossa, nella mia zona arancione. Me ne frega niente, io mi devo rilassare perché veramente stasera c'ho i coglioni girati. Prima di tutto, qui sotto in descrizione, OneFootball, scaricatevi OneFootball. Mai come oggi c'è bisogno di scaricare OneFootball, mai come oggi c'è bisogno di avere OneFootball sui telefoni. E quindi immediatamente è gratis, fatelo qui sotto. Mi piace a questo video nel quale sono tremendamente arrabbiato e non è comune vedermi arrabbiato in questa maniera, non è comune sentirmi dire che l'arbitraggio è stato scandaloso. Non l'avete mai sentito Luca dire una roba del genere? Luca è sempre stato contro queste cose. Io che ho criticato l'arrabbiarsi, il bidone dell'immondizia al posto del cuore di Buffon dopo Madrid, ma devo fare questa critica alla penna. Scandaloso e protagonista, e voglioso di essere protagonista. E vi spiego anche il perché. Scandaloso in tutte e due le parti. Perché il fallo di Cuadrado da rosso non devi nemmeno andarlo a vedere al VAR. Quello è rosso diretto. Devi avere le palle, i coglioni di fischiare quel fallo e di dare il rosso diretto. Perché si vedeva. Cuadrado ha fatto una minchiata incredibile. Bonucci ha fatto una minchiata incredibile in tutta la partita. Ovviamente io vi parlo. Porca troia, che adrenalina che ho. Di quel momento iniziale della partita dove prendiamo gol subito e poi Cuadrado, dopo 15 minuti da quell'occasione lì, ci distrugge, ci disintegra tutti i piani della partita. E poi però, cosa vi dico? Che lì è stato scandaloso perché il rosso è diretto e sacrosanto glielo devi vedere, glielo devi dare. Ma devi dare anche il secondo giallo a Borja Valero. Dato che si parla a distanza di 3 anni, è il 2020, fra qualche settimana, fra qualche giorno, è il 2021, 4 anni quasi, si parla del secondo giallo a Pjanić, cioè della Juve che non l'ha fatto dare perché vuole vincere gli scudetti rubando, perché è padrona del mondo. Dato che la Juve è padrona del mondo, si rigioca Juve-Napoli, ingiusto, e perde 3-0 la Juve dopo che non gli danno il secondo rosso a Borja Valero. Il rigore su Ronaldo non lo so, non ne ho la più pallida idea, ma Nedved fa bene ad andarsene sul rigore non fischiato a Bernardeschi perché è veramente uno scandalo, ridicolo, 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 protagonista che dice no, no, l'ho visto io, non c'è bisogno di andarlo a rivedere. Scandaloso, sia da una parte l'espulsione di Cuadrado diretta, sia per tutto il resto della partita gestita. Dopo 3 minuti di incazzatura passiamo alla parte tecnica, fine, per me non c'è più discussione Moviola, non Moviola, lo sapete. Che non ne voglio mai parlare dell'arbitro questa volta, mi dispiace, non potevo non dirlo perché veramente sono arrabbiatissimo perché se vuoi fare il fenomeno vai poi a farlo da un'altra parte. Dato che c'è il VAR, ci sono gli strumenti, te li hanno dati a disposizione per cercare di ridurre l'errore, non fai il protagonista, li vai a vedere sempre, questo è sempre il concetto che ho in testa. Uno può sbagliare, ma se lo va a vedere lui, non dall'auricolare a seconda di quello che gli dicono gli altri, non dicendo no, sono sicuro di aver visto bene, perché non hai visto bene un cazzo, perché non puoi non dare quel rigore su Bernardeschi. E poi poteva finire 3-1, poteva finire 4-1, 5-1, non mi interessa, ma dovevi darlo. Fine di questo. Bonucci scandaloso. Io non so come si possa prendere in Serie A un gol con i due difensori centrali così. Tra l'altro De Ligt era un pelo più alto, Bonucci non è scattato, ha fatto andare via Vlahovic nell'uno contro uno, e non è l'unico errore di Bonucci, anche sull'autogol di Alessandro. Tra lui e Alessandro sembrava la premiata ditta, ragazzi, ma che cazzo abbiamo visto? Sono arrabbiatissimo, mi dispiace un sacco perché dopo il 4-0 col Parma, cioè vince il 4-0 in trasferta e perde 3-0 in casa. Boh. Però abbiamo fatto un secondo tempo secondo me arrembante, in cui avevamo anche la necessità di provare a sperare in qualcosa di più. Io fino a fine primo tempo ho detto che la Fiorentina era in vantaggio con un uomo in meno non perché fosse a merito della Fiorentina, ma grandissimo demerito della Juve. Poi la Fiorentina è venuta a pressarci, è rimasta sempre in partita, ha sentito l'odore del sangue, ha voluto fare quello che doveva fare, indubbiamente. Indubbiamente. Ma il gol glielo regaliamo noi. Qualcuno mi ha detto colpa di Szczęsny. Io, sinceramente, quando vedo un attaccante con 100 metri di campo libero davanti a sé perché si sbaglia l'uscita, si sbaglia a far passare in verticale Ribéry, così tagliandoci fuori tutta la squadra, penso
E con Vlahovic che deve fare una cosa, cioè gol, io non mi sento di dare colpa a Szczęsny. Cuadrado ha fatto l'ennesima minchiata che abbiamo fatto quest'anno per prenderci un cartellino rosso. Abbiamo preso 1.000 cartellini rossi, il secondo cartellino rosso addirittura in fase di possesso nostra, dopo Chiesa col Crotone, Cuadrado con la Fiorentina. E quando togli un giocatore, tra l'altro così importante come Cuadrado, quando non è equilibrio, quando Morata è costretto a fare il quarto di centrocampo per tutta la partita, Ramsey giustamente, poraccio, sarà incazzato come una iena, ma avrà capito le decisioni di Pirlo. Però non potevi mica ballare, e poi Pirlo si è scoperto un attimo perché detto, tanto 1-0, 2-0 a un quarto d'ora, 20 minuti alla fine, non cambia un cazzo. Infatti c'è stato il dilagare della Fiorentina, dove Szczęsny ci aveva messo una grande pezza nel primo tempo con quella super parata, ci aveva tenuti vivi. Io stasera mi sento di dire che abbiamo avuto due grandissimi blackout nei primi minuti, poi abbiamo provato a fare il nostro per ribaltarla, non ci siamo riusciti, perché oggettivamente non è facile. E poi c'è stata la mania di protagonismo in due episodi che sono chiave, che poi, ripeto, potrebbero andare benissimo nella direzione di non farcela vincere, non farcela nemmeno pareggiare, farcene subire ancora di più. Però le manie di protagonismo sono un'altra cosa che... Vabbè. Sono contento di poter dire che adesso abbiamo qualche giorno a disposizione per respirare, per calmarci, perché ritorniamo poi a giocare nel 2021. 2020 veramente è stato atroce. E si è concluso nel peggiore dei modi. Menzione d'onore per Chiesa e Bernardeschi, che con un uomo in meno, tra l'altro adesso sto guardando anche quello su Ronaldo, che sicuramente non è così netto, però non è nettissimo, però. Chiesa e Bernardeschi, che anche un uomo in meno, hanno veramente fatto una signora partita. Non fatemi più vedere quello su Bernardeschi, mi tocca spegnere la TV in diretta perché veramente sono io nel nervoso. McKennie anche stasera ha corso abbastanza, ma poi domani con i singoli andremo ad approfondire nelle pagelle. Io però devo concludere dicendo che un po' che ve la metto avanti questa cosa di Bonucci, che non lo vedo più pimpante, attento come ha fatto fino all'anno scorso, dove l'anno scorso mi ha fatto una stagione super. In questo momento sarà che c'è il dislivello notevole con De Ligt, che De Ligt è qua. E Bonucci mi sembra un giocatore normalissimo al fianco di un De Ligt così grande. Però non lo vedo più sicuro, non lo vedo più convinto, non lo vedo più solido. Poca roba. Poca roba all'interno di questa Juventus che sta andando veramente molto forte. Quindi magari quando si alzano un po' i ritmi, lui inizia a far fatica, prevede l'età, prevede di tante cose, anche del livello che giustamente inizia ad abbassarsi. Quindi non so se siete d'accordo con me. Vabbè. Aspettiamo di rigiocarla col Napoli. Fate una buona serata, anche se non sarà una buona serata. Noi ci vediamo domani con le pagelle e tra il 24 e il 25 dicembre con un video nuovo speciale che sono tutte le mie maglie da calcio, la mia collezione delle maglie da calcio. Cerchiamo di rilassarci un pochino. Grazie di essere stati qua con me. Scusate se ho alzato un po' la voce, ma veramente stasera sono molto arrabbiato.